Ciao Giampaolo. Senti, questo pannello qua sì. ci racconta come evitare il parallelo tra più linee di alimentazione, esatto, giusto? Sì. E c'è tutto il sistema, anche il gruppo elettrogeno, magari il sistema, se serve un sistema ausiliare, eccetera, eccetera. Però secondo me è molto pericoloso se vanno insieme quando non devono andare insieme. Cosa hai pensato? Perché ovviamente tutti gli impianti vengono costruiti sotto con dei congiuntori. Sì. Perché ovviamente il congiuntore ti permette di gestire una linea a valle tramite una linea a monte che non è la sua originaria. Quindi il congiuntore è molto utile, ma fare un parallelo può essere talmente pericoloso da dire esplosivo. Okay. E quindi bisogna evitarlo. Per evitarlo noi dobbiamo impedire che le persone abbiano l'accesso all'interruttore di chiusura del congiuntore nelle condizioni non di sicurezza. Okay. Quindi la condizione nel caso più semplice è che per chiudere questo congiuntore io debba avere una delle due linee aperte. Quindi se apro questa vorrà dire che io con questo, con questa linea alimento questa valle. Okay. Se io apro questo avrò l'obiettivo di alimentare con questa linea questa valle. Okay. Per fare questo gli interblocchi ci vengono in aiuto perché la chiave con cui andrò a sbloccare, che oggi è bloccato questo interruttore del congiuntore, arriva da una delle due linee. Quindi nello specifico io non posso chiudere se non ho aperto. Vediamo, ad esempio, apriamo il B e sì. alimentiamo con lo Z. Io apro l'interruttore, lo blocco. Tolgo l'alimentazione elettrica. Sì, esatto. Okay. Vado sul distributore che con la chiave B e riesco a prendere la X. Perché se non ho questa chiave non posso prendere la chiave esatto. che mi permette di aprire qua su. Esatto, ma questo distributore fa di più. Perché nel caso opposto, ovvero quello in cui io voglio alimentare con il B, vado ad aprire lo Z. B e Z sono chiavi diverse. Okay. Ok. Però io posso ancora, con lo stesso cilindro, chiave, ottenere la chiave X. Questo mi permette di gestire, non di moltiplicare le chiavi come spesso fa il distributore, ma di gestire la logica if, okay. O questo, okay. if or not. Perfetto. E quando apro qua sotto? Allora vado a chiudere, quindi cosa significa? Che in questo momento noi abbiamo questa linea che tramite il congiuntore chiuso può andare a alimentare da questa parte. Grazie mille. Ciao!